Benvenuto a Compila quindi va. Buonasera, magari attivando il microfono si sente qualcosa. Tutto bene? Dio, come sono gigantesco, non sto dentro il riquadro. Ho preso male le misure oppure mi è cresciuto il faccione, che è anche più probabile. Allora, mentre aspettiamo che si colleghi qualcuno, anche se immagino che saranno tutti in ferie, io chiudo tutti i 1000 programmi che ho avviato. Il mio conto alla rovescia modificato, abbiamo fatto qualche aggiornamento grafico, nulla di particolare, proprio solo dei piccoli ritocchini grafici, giusto perché si sperimenta sempre, quindi. Allora, mettiamo un po' a posto, quindi argomento di questa sera sono gli overlay, che detto così sembra una cosa molto generica. Io ho provato, facendo una piccola grafica, a cercare di spiegare magari a chi non sa cosa sono, di cosa si tratta, sui social. Penso di avere comunque scelto una descrizione abbastanza indicativa. Non vorrei che fossero passate come cose, come dire, adatte solo agli streamer il vero e proprio, nel senso su Twitch o come giocattoli, nel senso che l'esigenza di visualizzare delle cose è abbastanza generica, perché sappiamo che purtroppo non siamo ancora usciti da questa maledetta pandemia, quindi abbiamo esigenze tra gli insegnanti che hanno fatto didattica e dovranno magari fare didattica a distanza. Io ad esempio faccio formazione, quindi i corsi, avremo ancora dei corsi di formazione da fare da remoto, purtroppo, quindi è un peccato non poter vedere le persone dal vivo. Questo cosa comporta? Che bisogna un attimino anche rivedere e andare a cercare quelli che sono degli strumenti che ci possono aiutare dal punto di vista delle live in generale, quindi le live che facciamo, in parte Twitch e le cose per divertimento, anche trovare degli strumenti adatti. Sembra un po' il discorso di Giovanni e Giacomo, della brugola degli strumenti di precisione per tecnologie future. No, scherzi a parte, degli espedienti per poter mostrare magari a video informazioni, ma potrebbe essere anche qualcosa con cui gli utenti possono interagire e arricchire in questo modo, detta proprio in due parole, quella che è l'esperienza online remota di chi segue eventualmente dei corsi o di chi li fa, e quindi in una parola quello che è un po' l'engagement dal punto di vista così, del divertimento, dell'apprendimento, a seconda di quello che si fa. Quindi il tema di questa live sarà questo, però con una particolarità, ovvero esistono, per fare proprio un'introduzione, esistono dei software che consentono di creare questi, chiamiamoli widget, cioè chiamarli overlay, diciamo diventano overlay perché sono elementi che poi finiscono sulla live in diretta, sulla grafica, e quindi in qualche modo sono in sovrimpressione, quindi diventano overlay, ma lo sono in quanto c'è un software, come in questo caso che può essere Zoom, che può essere OBS, che può essere qualunque software voi utilizzate per fare streaming o per lavorare in remoto, che visualizza questi elementi e il software li mette praticamente in sovrimpressione. Quindi ce ne sono alcuni che, tra i più utilizzati, ad esempio tra gli streamer di Twitch, molte delle cose che vedete qui sono overlay che fanno parte appunto di Twitch, ovvero Twitch ci dà un indirizzo
Questo è uno dei modi, quindi per fare un discorso generale, ci dà degli indirizzi a delle pagine web che non vanno divulgati perché sono, come dire, legate all'account, pagine web dove c'è, come dire, dello scripting che lancia animazioni grafiche, e quindi delle animazioni, ad esempio quando arrivano gli alert, quando ci sono dei suoni, quando ci sono dei facciotti, da mostrare in chat. Ad esempio, se io metto un saluto, così ne approfitto anche per salutare chi eventualmente è collegato sulla chat. Vedete che c'è la chat, c'è la faccina che rimbalza. Questo è un esempio di overlay, fatto con una pagina web in questo caso. Quindi i software come OBS, ad esempio, hanno un browser source, ovvero gli si mette un indirizzo web, si sceglie dove posizionare la finestra e il software fa vedere il contenuto della pagina, che normalmente è bianco, cioè è trasparente ed è vuoto, ma nel momento in cui avvengono, come dire, delle azioni da parte del pubblico, di chi partecipa in questo caso alla live, a seconda del software, succede qualcosa, viene mostrato qualcosa e questo viene messo in overlay. Quindi una delle soluzioni è andare via browser, quindi potreste tranquillamente predisporvi un server con un'applicazioncina fatta con JavaScript, magari o Angular o React, che comunica con una web API e magari o con qualcosa di remoto. In qualche modo vi create un vostro server, per, come dire, veicolare magari qualcosa che fate sul desktop come comando, lo inviate al server e il server lo riproduce. E in questo modo, ce l'avete, per così dire, a video. Quindi fate un vostro server, fate una web API, voi con un login entrate, date un comando e tramite un browser, una pagina che rimane sempre in ascolto e che il programma di streaming vi tiene aperta e vi tiene visualizzata, vi mostra quello che succede. Quindi nel momento in cui la pagina viene a conoscenza di un evento, fa vedere qualcosa, un'animazione come in questo caso, e voi la vedete la vedete live, perché comunque in questo caso anche il software che sto utilizzando io, che OBS, è un compositore, quindi la mia faccia viene dalla webcam che ha una maschera con il tondino, c'è il logo sopra, c'è la chat a destra, quindi quello che vede lo spettatore finale è la composizione di tutte le cose che vengono inserite nello streaming. Detto questo, il discorso qual è? Che come approccio è abbastanza complesso, ovvero se avete qualcuno che fornisce questo tipo di servizio, come ci sono i vari Streamlabs, ci sono, come dire, siti o estensioni, ad esempio per Twitch, che vi danno questo tipo di, come dire, interazioni e vi fanno questi effetti particolari. Però per tutto quello che è un'esigenza custom, ovviamente vi dovete arrangiare. Predisporre un server che faccia questa cosa, una pagina che rimane in ascolto, magari con un websocket o comunque con una sorta di polling o long polling, cioè non è comunque, le tecnologie ci sono. Ad esempio su .NET uno potrebbe fare un'applicazione con Signalar, mettere magari qualcosa con Blazor, della grafica, insomma il web ci apre un sacco di strade, però non è banale comunque, perché quantomeno c'è da fare un server, cioè un qualcosa che faccia da collettore dove il mio comando arriva e dall'altra parte invece ci sia una ricezione, sulla pagina, che poi è quella che il software punta per farvi vedere a tutti gli effetti il risultato a video. Un'altra modalità, quindi questa è una delle modalità ed è abbastanza comunque laboriosa, non è da 5 minuti. Un'altra modalità è quella di agire direttamente sul desktop, ovvero il programma di streaming è in grado di farvi vedere, una finestra del desktop. Quindi se avviate un qualsiasi programma, come normalmente noi facciamo la live e ci troviamo a vedere, come dire,
quello che succede a video sul mio PC, possiamo tranquillamente trasmettere qualsiasi finestra. Quindi trasmettiamo qualsiasi finestra e potremmo quindi creare una finestra ad hoc fatta apposta con dentro una grafica personalizzata che dietro il nostro comando, quindi pilotandola, faccia vedere quello che ci piace, quello che ci interessa, quindi quello che vogliamo alla fine visualizzare. La cosa non è, anche in questo caso, non è banale, anche se bisogna dire è senz'altro più veloce, perché comunque facendo un programma sul desktop, magari è l'unico programma con cui dobbiamo interagire, quindi non dobbiamo, lo sviluppiamo sul desktop, lo lanciamo, non abbiamo un server di cui fare il deploy, un client da realizzare, una pagina web da esporre, non abbiamo da fare tutto questo genere di cose, ma ci basta lanciare il programma, far visualizzare sulla finestra quello che vogliamo vedere e a questo punto mostrarlo a video. E il problema è che noi non possiamo mostrare tutta la finestra perché noi vogliamo mettere in sovraimpressione, come nell'esempio di prima, cioè se io metto un emoticon, questa mi piace perché è abbastanza. E la vedete rimbalzare sullo schermo, non vedete attorno un riquadro o qualcosa che delimita la finestra con dentro l'oggetto grafico, ma banalmente l'oggetto grafico è scontornato e quindi viaggia come se facesse parte appunto della finestra dello streaming. Quindi non è che noi semplicemente prendiamo una finestra e la facciamo vedere, perché intanto la finestra quando è vuota vedremo il riquadro. E quindi avendo un riquadro verde sempre tra i piedi, l'effetto non è bellissimo. E poi ho già svelato un particolare: perché verde? Perché quello che noi dobbiamo sfruttare è la tecnica del green screen, quindi come al cinema, detto anche chroma key, ovvero mostrare dei contenuti su una finestra. Che però abbia un colore di fondo sul quale possa che consente di fare una maschera, ovvero tutto ciò che noi mostriamo come l'emoticon di prima che rimbalza va mostrata magari in una finestra che potrebbe anche essere catturata interamente ed essere grossa come l'intero video che state vedendo qui, ma con la differenza che tutto ciò che non è l'emoticon è verde e il programma, in questo caso OBS Studio, è progettato per filtrare, quindi rendere trasparente tutto ciò che è verde e rendere opaco, quindi a questo punto visibile, tutto ciò che invece noi vediamo perché fa parte della grafica o comunque non ha il colore appunto che abbiamo scelto come sfondo. Quindi questo è un po' il trucchetto che possiamo usare per ottenere degli overlay. Gli overlay cosa possono essere? Possono essere testo scorrevole, potremmo mostrare dei punteggi, potremmo mostrare un timer dei personaggi, disegnare a video, quindi possiamo fare praticamente tutto quello che la fantasia ci suggerisce. E l'intento poi è anche quello appunto di vedere la base di un'applicazione desktop fatta per questo scopo appositamente. E vedere magari anche come estenderlo e farci venire anche qualche idea per, come dire, implementare cose nuove, perché il vantaggio, di quello che noi stiamo per vedere è che, esistono delle applicazioni fatte apposta per questa esigenza, ma nel nostro caso noi ce la facciamo per i fatti nostri, ovvero ce la customizziamo e quindi tutto ciò che ci viene in mente noi lo andiamo a implementare, lo andiamo a programmare. Siamo sviluppatori e quindi beneficiamo dei nostri vantaggi, ovvero di non limitarci a quello che ci fornisce un software, magari che ha una parte free, una parte a pagamento, che ci scoccia con dei next screen che vogliono giustamente essere pagati e quindi facciamo a nostra volta la nostra applicazione e ci mettiamo dentro tutto quello che vogliamo. Scusate. Quindi diamo un'occhiata come fare un esempio di overlay. Io ho già avviato la mia applicazioncina, in realtà non so se funziona perché
cambiano le risoluzioni e quindi adesso per vedere se riesco a mostrare qualcosa mi scrivo Vincenzo un attimino e quindi proviamo a vedere se allo schermo compare qualcosina di visibile. Oh, c'è questa striscetta che è comparsa col mio nome, la mia qualifica ed ecco che se ne va dopo qualche secondo. Chiaramente quello è il mio nome, ma noi possiamo mostrare tutto quello che vogliamo. Ad esempio, cambio il testo, mostro, creo le presentate per le tue live coding e possiamo mostrare allora tutto quello che vogliamo. Questo è il mio software che praticamente mostra questo testo che viene visualizzato in sovrimpressione, come si diceva nelle vecchie televendite dei materassi, e ci fa vedere questa cosa video perché poi l'ho configurato anche in OBS e quindi lo vediamo anche sullo schermo, quindi ha funzionato. Perché nelle precedenti prove che avevo fatto compariva ovunque tranne che nel posto giusto e quindi perfetto. Ok, quindi mettiamoci comodi e iniziamo un po' questo viaggio nel mondo di quirk, quark e quark, come diceva Gianfranco D'Angelo nel drive-in, una citazione. Quindi da dove partiamo? Partiamo da un software esistente che c'è già per fare questo tipo di operazioni. Allora, per fare questo cambiamo videata. Prima di cambiare videata, in realtà facciamo ripartire la nostra musichetta di sottofondo, così iniziamo a lavorare. Come dire, ci scateniamo le tastiere, come si suol dire. Mettiamo in sottofondo. Andiamo a vedere innanzitutto un software esistente. Che cosa fa di bello questo software? Consente di fare degli overlay, quindi niente di più, niente di meno. Allora, cambio un attimo l'inquadratura. Eccoci qua, dunque abbiamo ancora qualcosa da configurare, più che altro ho lasciato il vecchio titolo sullo streaming, ma vabbè, non è un problema. Adesso lo andiamo a cambiare. In realtà volevo lasciarlo lì perché c'è scritto clean code, così se qualcuno si collega pensa che stiamo ancora parlando di clean code come la settimana scorsa. Basta, basta clean code, non se ne può più. Quindi la serie questa sera è live coding. Così l'abbiamo cambiata e il topic è creare overlay personalizzate o personalizzati, forse personalizzati, per le tue live, così ci sta anche. Ok, dicevo, la cosa che andiamo a vedere innanzitutto è cos'è? È un software apposito per fare questo genere di lavoro, da cui poi ho preso spunto per realizzare la mia versione customizzata. Quindi mi vado a lanciare il programma che si chiama H2R Graphics. Qui c'è l'applicazione, direi che dovrebbe vedersi. Ok. Che ogni volta che parte ci chiede se vogliamo accettare fare le analytics, eccetera eccetera. Gli dico no thanks, ma ogni volta me lo richiede e quindi rompe le scatole, non voglio analytics.
Allora, che questo software che cos'ha di particolare? È un software con diverse pagine per visualizzare a video diversi, come dire, elementi. Abbiamo un ticker, abbiamo i, come dire, i lower thirds, che è una delle cose che ho implementato io, ovvero il terzo, le strisce sotto al piede con il nome della persona, in questo caso l'ho già inserite nei campi. Il software è abbastanza completo perché permette di configurare varie cose, ad aggiungere anche degli stili CSS che vengono abbastanza facili perché quello che in realtà stiamo guardando a tutti gli effetti è un sito web. Quindi questa è un'applicazione Electron che ci tiene la bellezza di 125 mega su disco e non solo perché è un processo interno, quindi dovremmo andarlo a vedere, forse nei dettagli lo vediamo. Non lo vediamo, ok, però vediamo qui i vari processi. Quindi è un'applicazione Electron, quindi quando sentite parlare di applicazione Electron, quello che in realtà ci troviamo immancabilmente davanti è fondamentalmente una finestra che ospita un browser che, come dire, al suo interno visualizza un sito servito da un'istanza di Node che fa da web server. Quindi lanciare questa applicazione vuol dire a tutti gli effetti lanciare un sito all'interno di un browser e il server che restituisce questa applicazione. Quindi un sacco di memoria e sì, capisco che per chi l'ha sviluppato sia più facile, ma noi abbiamo uno strumento per fare le stesse cose con gli stessi effetti, ma eventualmente in maniera un po' più leggerina. Come funziona questa applicazione? Prendiamo ad esempio la scritta che vedevamo prima. Quella che abbiamo visto non è prodotta da questa applicazione ma dalla mia, ma questa può servire come spunto perché noi scriviamo un testo, facciamo show e questo testo viene visualizzato. Viene visualizzato dove? All'interno di una finestra che noi possiamo richiamare cliccando qui su Chroma e che vediamo a video, o meglio, a voi al momento non la vedete ma perché è su un altro schermo, ok. La vediamo qui. Questa è la finestra, diciamo, il nostro green screen, quindi come gli effetti speciali. È il nostro canvas che noi facciamo catturare al programma che tipo OBS Studio, programma che usiamo per fare lo streaming, e lo portiamo in live sovrapponendolo agli altri elementi. L'unica cosa che dobbiamo fare è ricordarci di aggiungere un filtro per il colore verde, in modo che il verde non si veda, ma si vede solo quello che l'applicazione va a visualizzare. Quindi come funziona? Io qui ho messo, ci sono due scritte, in realtà potete aggiungerne quante volete perché sono dei template, rimangono lì, e ce ne sono due fisse e poi da due in poi dopo, se ne può aggiungere una terza e così via. Quando voi fate show, qua sotto vedete comparire il testo con l'animazione e poi il testo dopo un po' scompare. C'è anche possibilità di disegnarci sopra, cosa carina, però magari non so se si può anche disabilitare perché potrei non volerlo fare. Se fate un idle, con idle voi praticamente ripulite la pagina. Quindi quando volete fare vedere dei contenuti, cliccate, il software di cattura prende questa finestra e la porta in streaming. Tutto quello che è verde rimane trasparente e quello che trovate là lo vedete. Ci sono dentro questo è un software interessante perché comunque ha diverse funzionalità come il ticker, ad esempio, con del testo Hello World e lead text, vari elementi. Se fate show, lo vedete apparire e scorrere nella pagina qui sotto, quindi lo vedreste nel nostro caso scorrere se fosse catturato nella finestra proprio qui sotto, dove vedete la scritta per intenderci, quindi io non ci arrivo col mouse perché è fuori dalla mia videata, ma questo è un po' l'effetto.
Quindi il trucco qual è? Il trucco è quello di catturare questa finestra a video e mettere il filtro sul verde. Dopo vedremo ovviamente come si fa. Quindi questa è un'applicazione già pronta che fa diverse cose. C'è anche un countdown, quindi se fate show e visualizzate una finestra. Time of the day, quindi qui ad esempio mettiamo le 22 e 30, facciamo show, compare il nostro countdown e qui avremo un countdown che potremmo posizionare, mettere dove vogliamo. Nelle opzioni io sono andato ad aggiungere, a customizzare, a mettere anche dei bordi, quindi ho sfruttato il fatto che praticamente lavora in CSS, qui c'è tutta una serie di cose customizzabili carine, quindi potete aggiungere il logo e visualizzarne la posizione che volete, quindi fate show. Potete mettere anche elementi multipli, adesso non vado a nascondere il timer, lui vi fa vedere il timer, vi fa vedere il logo, in questo caso l'ho posizionato a sinistra, quindi ha un po' di funzionalità tra le più comuni, anche se, come dire, il logo lo andremo a posizionare direttamente nel programma di grafica, quindi queste feature sono abbastanza, non dico banali, sono utili, però comunque per questo almeno sopperisce il software che usiamo per lo streaming. Come vedete, tutte le cose che visualizzo rimangono attive. C'è anche la chat, se usate un YouTube video, ad esempio, si collega allo stream e fa vedere la chat, potete aggiungere le immagini. Ecco, la cosa carina è il fatto di poter aggiungere anche degli score come delle partite. Quindi avete, non so, un team, date un colore, mettete team name Yankees, mettete un altro team, scegliete un altro colore, Knicks, quelli che piacciono a Joey di Friends, fate show e là in alto vedete come dire, insomma, l'elemento grafico con le due squadre, due colori, due punteggi. Poi è chiaro che man mano che le squadre vincono, il punteggio viene aggiornato e quindi queste sono un po' le feature di questa applicazione, molto interessante. Se volete scaricarla, Learn More, c'è il suo sito che comparirà qui, che adesso magari mi incollo anche in chat, nel caso potrebbe come dire, farvi comodo proprio come riferimento, così. E detto questo, ma noi tutto questo è molto bello, già pronto, già fatto, ma noi vorremmo gestire magari le cose anche per conto nostro e non so implementare una soluzione custom, perché? Perché magari vogliamo mostrare un nostro personaggio, delle animazioni, vogliamo fare qualcosa che questo software non è in grado di fare. Allora, in questo momento, come dire, non è questo il caso perché io ho preso come demo proprio questa funzionalità e tra l'altro al momento, come dire, ne viene attivata una sola alla volta e quindi, come dire, tecnicamente il software funziona a meno feature di questo, però tenete conto che il lavoro che io vi faccio vedere è stato fatto in più o meno un'oretta, quindi non di più. Qui non so quanto ci hanno messo, ma mi sembra che tra un po' di polish e qualcos'altro di sistemazione sicuramente hanno impiegato qualche tempo in più. Quindi parliamo di una cosa che veramente in pochissimo tempo si può realizzare e andare a fare, quindi faccio nascondi tutto, chiudo questo software e andiamo a vedere come è fatto il programmino che ho creato io con un po' di codice. Allora, lo strumento che andiamo ad utilizzare come sempre è il nostro Delphi. Siamo un po' stretti in questa risoluzione, però la risoluzione ci fa comodo perché dobbiamo, come dire, dobbiamo mediare nello streaming. Noi utilizziamo Delphi, sapete che potete scaricarne una versione anche gratuita,
Tra le altre cose, io ho anche un podcast su Delphi che è un po' che non vado, come dire, a curare, a fare nuove puntate. Latito un po', ma adesso siccome c'è in arrivo, è stata preannunciata una versione nuova imminente di Delphi con diverse novità. Ci sarà senz'altro una puntata dedicata a questa nuova versione. E vado qui perché c'è un link comodo che vi porta sul sito Embarcadero per scaricare, quindi Exploreland, per scaricare la versione community che può essere utilizzata anche sia per hobbyisti, programmatori, studenti, eccetera, ma anche per scopi commerciali, purché gli introiti siano inferiori a un 5.000 euro, 5.000 dollari, c'è scritto tutto nella licenza. Quindi voi fate Get Community Edition for free, compilate il form con una mail, eccetera, e vi arriva la versione community che ha più o meno tutto quello che normalmente è presente in una professional, ovvero c'è il supporto per Windows, il supporto cross platform per iOS, Android, macOS, e sempre anche Windows. Potete anche scaricare, c'è anche Linux e potete sviluppare anche per Linux visualmente. Quindi l'ambiente rimane ancora un ambiente di sviluppo che gira necessariamente su Windows per questioni tecniche, anche perché comprende una delle librerie più mature e più diffuse per Windows che è la VCL. Ma come deploy, quindi se avete Windows, una macchina virtuale per Mac, su Mac potete predisporre un server e compilare delle applicazioni desktop anche per Mac oppure per iPad, iPhone. Su iOS, su Android, anche quello senza particolari, come dire, software, ho bisogno di sufficiente in Windows installare il suo JDK, che comunque è compreso viene preinstallato quando installate il supporto alla piattaforma Android su Delphi Community. E poi c'è anche la parte Linux, limitata a applicazioni console e server, ma scaricando un pacchetto che è gratuito. Freeware open source che è FMX Linux, potete sviluppare visualmente anche per Linux, quindi creare delle applicazioni client con le vostre finestre anche su Linux. Quindi, detto questo, quindi perché utilizziamo Delphi? Perché è uno degli tool di sviluppo RAD più efficaci e più veloci per realizzare, ad esempio, una soluzione di questo tipo come quella che abbiamo visto esattamente poco fa. Io qui ho già un po' di codice scritto, quindi teoricamente deve essere un po' di live coding. Non è live coding in questo caso, perché vabbè, magari lo faremo perché nell'ottica di sviluppare magari un'estensione ci mettiamo anche a creare magari qualche feature in più. Adesso vediamo se abbiamo il tempo su cosa concentrarci per aggiungere qualche funzionalità a questa applicazione. Vediamola intanto innanzitutto in azione. È molto piccolo, ovviamente embrionale, perché il concetto era sfruttare anche le live per eventualmente con qualche idea andare ad espandere, implementare degli overlay nuovi, ma devo far lavorare la fantasia. E poi, essendo tutti in vacanza, qui non c'è nessuno che mi aiuta con le idee, quindi lanciamo l'applicazione senza andare in debug, che parte istantaneamente. Ho aggiunto qualche elemento decorativo, quindi il mio logo, una home page con il logo del canale. Abbiamo pagina iniziale che è il titolo della pagina che vediamo. Questo perché l'applicazione, esattamente come l'altra, è strutturata a pagine che possiamo invocare utilizzando un menu che vediamo qui. Quindi questo è il pulsante del menu che espande e ci fa vedere testo in riquadro, cioè l'home page, il testo in riquadro che al momento è l'unica feature che ho implementato e l'uscita dall'applicazione che chiude di fatto il programma.
C'è questo switch qui in alto che cosa fa? Semplicemente cliccando ci va a mostrare la nostra Chroma Window, quindi questo è l'equivalente di, il colore non è scelto a caso, ma è una tonalità di verde che OBS Studio e altri software riconoscono automaticamente come colore di sfondo per la trasparenza, quindi non è un verde puro RGB, cioè tutto verde a zero, rosso e blu, ma mi sembra sia un mix un po' più chiaro, quindi è un verde leggermente diverso, ma comunque dopo andiamo ovviamente a vedere i dettagli. E comunque se scaricate il software che vedevamo prima lo trovate nella configurazione, nulla ci vieta di cambiare colore, di fare un blu. Mettiamo il caso che noi vogliamo mostrare un logo o una scritta, ci piace il verde, è chiaro che usare il verde limita molto perché il software di streaming, quando applica la trasparenza, se il colore non è molto diverso da quello di sfondo, ci sono delle sbavature. Però la configurazione del filtro del Chroma Key, cioè quello che regola questa trasparenza, ci dà una grossa mano nell'andare a tarare quanto deve essere preciso in modo da eliminare il verde in eccesso che dovrebbe, che eventualmente finisce per sbordare negli elementi grafici che mostriamo, oppure quanto essere più preciso, più rigido, e quindi tutto ciò che supera la soglia finisce e viene visualizzato, tutto ciò che non la supera rimane trasparente. Quindi io ho riprodotto esattamente quello che vedevamo prima nell'altro software, quindi questo è un software in questo caso fatto da me. L'unica feature che al momento io ho implementato è quel text box, però fatto con questo prima riga, seconda riga. Quindi io qui ci scrivo il mio nome, qui ci scrivo Software and Web Developer Trainer and Consultant, ci aggiungo anche Twitch Streamer, che tanto non staranno dentro non ci stanno probabilmente nella label, ma quindi il nostro Chroma Window viene catturato in questo caso è già configurato, quindi il mio software di trasmissione viene catturato. Se io faccio mostra, lo vedete comparire qua sotto nella finestra e anche nella live, e nel momento in cui scompare lo vedete scomparire anche nella live. Questo perché nella live il software di streaming OBS Studio va a cercare proprio questa finestra di questa applicazione con questo titolo, quindi la punta e la fa vedere. Quando ovviamente non è mostrata non vediamo niente. Al momento attuale la sta mostrando, ma ovviamente tutto ciò che è verde risulta trasparente, altrimenti noi vedremo più o meno nella zona qui in basso a sinistra un bel riquadro verde che al momento non si vede perché appunto è il colore di trasparenza. Quindi fare un'applicazione con una finestra verde non è che sia quella, come dire, quella grossa complessità, ma appunto per questo, essendo molto semplice, utilizziamo gli strumenti che abbiamo a disposizione, siamo sviluppatori, facciamoci la nostra applicazione in casa. La vera difficoltà è andare a supportare quelle che sono, ad esempio, le feature, cioè disegnare effettivamente gli elementi grafici che noi vorremmo vedere praticamente a video. Quindi lo sfondo verde sono capaci tutti, però mettere gli effetti in campo, le animazioni, è già, come dire, più complicato. In realtà non è nemmeno così complicato perché con Delphi ci viene in aiuto la libreria FireMonkey, che è la libreria presente in Delphi per lo sviluppo cross-platform, ovvero è la libreria che consente di sviluppare applicazioni per Windows, in questo caso, ma anche per Mac, per Android e per iOS. Quindi questa stessa applicazione che voi state vedendo qui, adesso se tolgo il mio schermo verde e l'andiamo a vedere, Target Platform, trovate che qui c'è Windows 32 bit, Windows 64 bit e anche un Mac.
Ho eliminato volutamente le parti iOS Android perché lasciando macOS perché questa applicazione mi sta bene sia cross platform, ma come dire, è un'applicazione desktop, quindi su un Android andrebbe bene se fosse un tablet, ma è fatta appunto per girare nello stesso schermo dove è in funzione il software di streaming. E quindi se usate OBS Studio su Mac o un software equivalente lo fate girare su Mac, però non, a meno che non facciate streaming da un cellulare in qualche modo, però ha senso praticamente solo sul desktop, ma potenzialmente la potremmo fare girare ovunque, quindi facciamo add platform, vedete che le piattaforme che io ho rimosso, qui ci sono tutte, ci sono i due Android 32 bit, 64 bit, iOS, eccetera eccetera, quindi ci sono anche tutte le altre. Per compilare per Mac cosa si fa? Basta andare su macOS, quindi cambiare come dire, la piattaforma di destinazione, lanciare una bella build e poi vabbè, in questo caso io non ho al momento un Mac collegato, ma quello che va fatto è andare a configurare il profilo che consente di come dire, collegarsi alla macchina Mac tramite l'indirizzo IP dove risponde un software che fa il Platform Assistant, si chiama, che fa da assistente per tutte le piattaforme che non sono quelle su cui gira Delphi. Quindi di fatto cosa succede? Che c'è un software in ascolto e mentre fate build passate praticamente l'eseguibile a questo programma che poi lo lancia sulla macchina, in questo caso un Mac. Perché è necessario questo software e non copiamo ad esempio il file e basta? Perché c'è anche il tema del debugging, quindi se volessimo debuggarlo in real time dobbiamo trovare il modo di lanciarlo ed eseguirlo passo passo. Quindi l'ambiente che gira su Windows ci consente di fare il debug parlando con questo Platform Assistant, dall'altra parte c'è il programma su Mac che esegue passo passo e noi quindi possiamo fare da Windows il debug. Quindi è come il più classico dei remote debugger, solo che in questo caso le macchine potrebbero anche far parte della stessa rete o essere, cioè noi potremmo essere, e molti lo fanno in realtà tra gli sviluppatori Delphi, essere persone che hanno installato, hanno un Mac e stanno facendo girare Windows su una virtual machine, quindi basta collegare due IP e potete fare il deploy. Quindi non avete un progetto per ogni piattaforma, ma il progetto è unico, single source, e lo compilate dove volete, potenzialmente anche su Android, per quanto al momento non l'ho abilitato, perché questo schermo verde su Android non ha molto senso. Quindi torno a selezionare Windows, 32 bit, va benissimo. Quindi questa applicazione come è fatta? Ha un po' di gli strumenti come dire particolari. Allora, sistemiamo la cosa. Ok, torniamo a lanciarla così la esploriamo un po', anche se è molto semplice. Quindi lancio il programma, parte. Come è strutturato il programma? Allora, il programma ha un menu, il classico menu hamburger con le tre righettine, ma non è necessario aprirlo perché noi possiamo cliccare e quindi passare dalla home page all'unica pagina al momento dell'applicazione che ci consente di inserire il testo da visualizzare in sovraimpressione. Quindi ciao a tutti e benvenuti a questo live streaming e vediamo. E quindi attiviamo il nostro green screen, facciamo mostra e vediamo l'overlay che compare perché viene mostrato nel green screen. Il green screen non deve stare necessariamente in primo piano, ci pensa il software in automatico andarsi a catturare questo elemento e andarlo a, come dire, a mostrare. Quindi abbiamo diverse pagine, abbiamo un form principale che è quello che vediamo, con la toolbar in alto che ha il titolo, questo lower thirds è il tipo di elemento di overlay che noi vediamo, quindi di fatto è l'overlay che noi stiamo, come dire, mostrando a video.
Ok. Quindi Lower Third sono quelli che compaiono qui in basso e si chiamano allo stesso modo anche nell'applicazione che abbiamo visto prima. Nella toolbar c'è okay, il logo totalmente ininfluente e lo switch per attivare e spegnere il nostro green screen per gli effetti speciali. Quindi l'home page è solo il logo, quindi è inerte, quindi man mano che qui vengono implementati nuovi overlay, andiamo a implementare nuove pagine per selezionarli, configurarli ed eventualmente mostrarli nella nostra, come dire, nel nostro schermo verde, nel nostro sfondo verde per vederli in sovrimpressione. Io al momento ho fatto solo questo, però come dicevo, questa è un'applicazione che ho codificato nel giro di un'oretta, un paio d'orette, quindi non di più, e ci ho fatto anche un po' di ricci perché sono andato a cercare qualche icona e sono andato a fare un po' come dire, l'ho un attimo abbellita, quindi forse era meglio se curavo un po' di più le feature, però quindi l'home page e poi questo tasto è l'uscita, quindi per renderli chiari, se espandiamo il menu, vediamo chiaramente il titolo in alto che cambia, pagina iniziale, lower thirds, e vediamo anche una descrizione, pagina iniziale, testo in riquadro, esci dall'applicazione con quello che a tutti gli effetti è il contenuto di ciò che andiamo a mostrare a video. Questo è fatto in maniera, andremo a vedere anche poi il codice, è fatto in modo espandibile, ovvero il codice è strutturato per poter creare al volo una nuova pagina da mostrare, che di fatto le pagine a netto di quella introduttiva, adesso lo rilancio che parte istantaneamente, a netto di quella introduttiva vabbè, l'uscita che non è nessuna pagina, c'è solo questa, ma potenzialmente in un minuto possiamo crearne una nuova per configurare un nuovo effetto che può essere, boh, non so, visualizzare un'icona, un emoticon a scelta. Adesso io poi le sparo, ma poi ci facciamo guidare magari dalla fantasia e vediamo, copiamo magari dall'altro software una funzionalità che ci può piacere. Il disegno che già diventa un po' più complesso, però ecco, potrebbe essere una cosa che in tempi relativamente brevi si riesce a implementare. Quindi dicevo, c'è il form, all'interno del form viene mostrata la pagina corrente, c'è la toolbar in alto con lo switch, c'è il menu. Ogni pagina ha un menu mostra e nascondi relativo all'effetto, quindi più che mostra e nascondi potrebbe essere più chiamiamolo un esegui, perché poi questo effetto viene, quando viene mostrato, appare e scompare, ma non però magari ci potrebbero essere degli effetti che rimangono visibili e permanenti, tipo il punteggio, così finché non li andiamo a togliere. Ecco, da quel lato noi potremmo anche, come dire, provare a creare il visualizzatore di punteggio. Adesso vediamo su cosa farci guidare dalla fantasia. Quindi, per fare questa applicazione sono stati messi in campo alcuni controlli che io ho scelto appositamente e che magari per capire come funzionano e quanto poi è anche facile utilizzarli, potremmo vederli anche in un demo a parte. Quindi, qui direi che ho fatto un po' di danni e qualche bug che devo sistemare. Quindi, cosa faccio? Chiudo questo progetto. Come è stato implementato il menu? Allora, il menu è molto semplice. Quando andiamo a creare una nuova applicazione, allora noi abbiamo in Delphi la scelta tra alcuni progetti, quindi il servizio Android, abbiamo le console application, abbiamo però anche su Windows i servizi Windows, applicazione per il pannello di controllo, DLL, package, applicazione Windows, MDI, una Windows Metropolis che è lo stile Metro, che adesso finirà un po' in disuso perché non siamo più così minimalisti, forse lo siamo di più, dipende da. È quello introdotto in Windows 8 e comunque è quello dell'applicazione WinRT. Ci sono ovviamente altri progetti come la file web, però
progetti web per creare dei server application, un server SOAP, quindi web service. Vogliamo un'applicazione cross-platform, scegliamo Multi-Device Application. Questo è il progetto per lavorare con la libreria FireMonkey, il framework FireMonkey. Io lo chiamo libreria, ma sì, il termine più giusto è framework perché ci offre praticamente i servizi anche per tutto quello che l'ambiente operativo ci mette a disposizione, che può essere sensori, diciamo, uso il termine libreria perché molte di queste cose sono disponibili a prescindere dal fatto di usare FireMonkey, Multi-Device o la libreria VCL solo Windows, perché molte di queste cose fanno parte dell'RTL, cioè la libreria runtime, che è condivisa tra le due, quindi è indipendente, è cross-platform per sua natura. Quindi creiamo una multi-device application. Prendo come template la blank application, così me la lascia vuota, partiamo da zero e quindi ci viene creato in automatico un nuovo progetto multi-device, quindi con tutte le piattaforme già inserite, configurate, quindi questa applicazione potrebbe girare su Android, iOS, Mac, Windows, manca Linux all'appello, ma solo perché non ho installato il package FMX Linux per aggiungere anche lui all'elenco. Ma a tutti gli effetti, allo stato attuale, quello che abbiamo selezionabile sono tutte queste piattaforme. Oltre alle build configuration, che sono le classiche, il debug, release, e poi ne potete aggiungere quante ne volete. Quindi il menu, come è stato fatto, c'è una finestra che viene creata di default, quindi adesso qui vado a fare un chiamo live demo, ma giusto per questo lo chiamo main, questo lo chiamo live demo, giusto per salvare qualche file. Questa è la finestra iniziale dell'applicazione, quindi al momento abbiamo Windows 32 bit selezionato. Grazie per il follow K0dev o KO dev, dipende da come va interpretato lo zero, quindi dicono che lo zero non è significativo, ma non è quasi mai vero. Quindi abbiamo la piattaforma Windows al momento selezionato, quindi se io lancio questo progetto, faccio un run, lui fa ovviamente un build e se ce la fa lancia l'applicazione e abbiamo la nostra finestra disponibile. Quindi se scelgo Mac, ci si collega alla macchina, la lancia su Mac, eccetera. FireMonkey è gratis? Allora, sì, nel senso che se per hobbyisti o per diciamo no, fini non di lucro, c'è la versione community di Delphi che è disponibile sul sito di ufficiale Products Delphi Community, che ha sia FireMonkey che non mi ricordo mai il link esatto, adesso magari lo incollo nella chat così è disponibile. E qui dentro c'è praticamente tutto, c'è il cross-platform, c'è quindi le librerie VCL, librerie FireMonkey che è cross-platform, ci sono i componenti per l'accesso a database, per l'accesso a servizi REST, per la creazione di servizi REST, applicazioni mobile, c'è dentro di tutto. Oltre per chi preferisce invece un altro tool, esiste anche la versione, c'è anche C++ Builder, che in questo caso manca la parte Android, ma c'è Windows, C++ e iOS, che è del tutto equivalente, ma utilizza come linguaggio il C++, e anche di questo ce n'è a disposizione una versione community, quindi perché Delphi usa una sorta di Product Edition Community, quindi è disponibile anche per scopo commerciale,
con delle limitazioni che sono poi indicate qui. Probabilmente non c'è il source code della runtime library, non c'è tutto o qualcosa del genere. Adesso non ricordo, io ho una versione commerciale perché la utilizzo per lavoro facendo lo sviluppatore, ma quindi a seconda. Io preferisco Delphi perché preferisco come linguaggio l'Object Pascal, che non è però il vecchio Pascal studiato a scuola, o meglio, è quello, ma ci sono un sacco di cose in più come i generics, ci sono i metodi anonimi, closure, cioè quello che più o meno abbiamo in JavaScript, grosso modo, però quindi il linguaggio è stato, mi viene da dire, non drogato, ma potenziato di un sacco di feature che sono poi quelle che si usano nelle architetture moderne. Quindi, volendo sperimentare, si può sperimentare con la versione community dove dentro c'è praticamente tutto. Equivale a una versione professional, quindi mancano dei tool di accompagnamento, non so, magari per la progettazione, il modeling, l'UML, quelle cose che sono poi tipiche di un contesto enterprise, quindi di chi ci sviluppa commercialmente. Quindi ho la mia mainform, se la lanciamo la visualizziamo, perché ovviamente il lead ha già scritto per noi una parte di codice che è quello del programma principale. Se andiamo a vederlo, ha scritto questa application initialize, crea la finestra e la manda in esecuzione. Tutto il programma inizia e finisce qui perché la logica poi quel run vuol dire visualizzo la finestra e gestisco tutte le azioni dell'utente finché la finestra non viene chiusa. Quando la finestra viene chiusa, il programma termina. Questo è un po' il principio di funzionamento per chi non lo conosce di Delphi. Quindi io ho questa finestra finché gira. Come faccio a fare il menu? C'è un componente molto interessante nella libreria FireMonkey che è il MultiView, si chiama. Quindi qui c'è una palette con dentro, non so se sono quasi 500 componenti, ce n'è una quantità veramente smisurata. Poi c'è la mia testa in mezzo, quindi magari così si vede meglio. Tra menu principali, pulsanti, radio button, immagini, trackbar, switch, combo box, tree view, finestre di dialogo, di apertura, salvataggio, componenti di accesso e database che utilizzo una libreria che si chiama FireDuck, quindi c'è la connessione, i comandi, le table, query, c'è di tutto e di più. L'accesso a servizi REST, componenti per REST, la gestione delle gesture, quindi la possibilità di customizzare delle gesture che eseguite sull'interfaccia utente vadano ad eseguire delle azioni, esattamente come in Firefox, come nei browser, web service, back-end as a service, c'è una parte anche di Azure e su Amazon per gli storage, ci sono griglie, ci sono animazioni, effetti. Questa libreria in particolare è addirittura dei controlli, questi li vedo adesso, per i colori specifici. Questi mi saranno utili per customizzare ad esempio l'applicazione nella scelta di colori. Ci sono poi tutti gli effetti, ci sono i viewport, ci sono i layout per allineare. Effetti ce ne sono, ne hanno aggiunti veramente un sacco, alcuni non. Tutte ovviamente le forme primitive e poi una parte di forme e di elementi anche per il 3D, la camera, le luci, vari oggetti come le sfere, quindi qui potete entrare nel mondo del 3D e divertirvi perché FireMonkey è una libreria grafica che disegna l'interfaccia dell'applicazione, quindi sono un tipo di applicazioni business a tutti gli effetti. I material, le light, le texture, c'è dentro di tutto. Quindi sono a tutti gli effetti una libreria grafica, però appunto essendo grafica e disegnando l'interfaccia ci sono elementi tipici come i pulsanti, le checkbox, ma c'è anche tutto quello che si può disegnare all'interno di un'applicazione. Quindi le possibilità sono pressoché infinite. Potete fare un'applicazione tradizionale o per dirne una, un'applicazione come quella di Spotify, quindi io che tiro su,
con una grafica completamente personalizzata, sfumature, riquadri, elenchi, cioè tutto quello che vi può venire in mente. Quindi potete customizzarla al proprio, a fino al minimo dettaglio, sia a livello di progettazione che di codice. Quindi dicevo, tra questi componenti ce n'è uno che fa il caso noto, che si chiama MultiView, che già il nome richiama il fatto di poter gestire più viste all'interno della nostra applicazione. È un componente che si aggancia a questo lato per default e ha diverse modalità con cui comportarsi, ad esempio come drawer, potrebbe essere un pannello, adesso se trovo mode, behavior, ad esempio il drawer potrebbe essere un riquadro espanso dove voi mettete i parametri di un filtro e potete, come dire, espanderlo o ridurlo a seconda delle necessità. L'utilizzo classico è quello di navigation pane, cioè pannello di navigazione, ovvero il pannello dove voi mettete i comandi per navigare nella vostra applicazione. Quindi una cosa che io generalmente vado a mettere è la toolbar che di solito sta in alto. Ok, scambiamoli magari di posto. Non volevo mettere il multiview. Ok, adesso va bene. Quindi una toolbar che sta in alto, ancorata in alto per default, e la multiview che sta a fianco. Nella toolbar ci possiamo aggiungere un pulsante, un button, vedete che compare con le classiche caratteristiche di un pulsante Windows, quindi ha tutto l'aspetto del classico pulsante che troviamo in Windows, ma questo perché la libreria grafica lo disegna come ci aspetteremmo di vederlo su Windows. Nel momento in cui l'applicazione viene eseguita, diciamo, su Android, e volendo possiamo vederlo in anteprima, ed è che lo stile assume già un po' il sembra Android Ice Cream Sandwich. Gli stili sono in aggiornamento, quindi nella prossima versione ci saranno gli stili come dire, dovrebbero essere perfezionati, ammodernati sulle ultime versioni, ma il concetto è che noi potremmo customizzare completamente l'aspetto di un pulsante facendolo non rettangolare ma stondato, rosa, cioè potremmo farlo esattamente come vogliamo. Quindi torniamo nella visualizzazione Windows. Come dicevo, noi lo vediamo col tipico formato Windows, ma abbiamo degli stili tra cui scegliere, uno style lookup, incorporati nella libreria, ma espandibili, cioè possiamo creare anche di custom. Ci sono degli stili per qualsiasi tipo di controllo, ad esempio questo è il pulsante classico in Windows con la label, quindi è un quello che vediamo è il button style, cioè lo stile di default di un pulsante tipico. Però ad esempio abbiamo altri stili senza la scritta, ma in questo caso con l'icona, ad esempio il Drawer Tool Button è un pulsante che è tendenzialmente più piccolo, non ha la scritta e ha l'icona del drawer e quindi le classiche lineette per il menu hamburger. Quindi questo sta all'interno della toolbar, noi potremmo dirgli di allinearsi a sinistra, è ancora un po' grandicello, lo mettiamo grande come la nostra MultiView e così stanno allineati. Quindi c'è il nostro toolbar, dentro c'è un pulsante, il nostro menu button e poi abbiamo il MultiView che è il pannello praticamente che si espande con le opzioni. Quindi qui dentro possiamo mettere pulsanti, ma in realtà potremmo mettere qualsiasi cosa, cioè se noi andiamo a inserirci ad esempio un tradizionale. Potremmo mettere un button, ma potremmo mettere un color button, un radio button, possiamo metterci quello che vogliamo. Se lo inseriamo all'interno, ovviamente il contenuto sborda perché questo è il parent, ma se abilitiamo il clip, quello che è inserito all'interno non sborda più. FireMonkey è una libreria completamente componibile, cioè
Vuol dire che noi potremmo mettere un controllo dentro a qualsiasi altro, cioè ad esempio possiamo avere un controllo edit, quindi una casella di testo, e non so, noi abbiamo un pulsante tradizionale, un button, quindi se prendiamo il button qui in alto e lo mettiamo dentro la edit, il pulsante, adesso non lo vediamo più perché è uscito dall'area probabilmente visibile del... Ah, eccolo qua, cioè si sposta ovviamente assieme, essendo figlio di questo edit, se io sposto l'uno, l'altro ovviamente segue e la sua posizione rimane relativa, quindi per fare una bella cosa io dovrei allinearlo, ad esempio magari a destra. La casella la riporto a dimensioni più umane, così vedete che io ho una casella di testo con dentro il pulsante gli rimane sempre agganciato, gli va sempre dietro. Prendo questo pulsante, vado sul suo style lookup, e trovo ad esempio c'è un search o qualcosa del genere. Non lo vedo, sì, search tool button, voilà. Abbiamo creato il pulsantino con la nostra ricerca e quindi quando lanciamo l'applicazione noi ce lo vediamo. Eccolo qua. Possiamo scrivere qui dentro e qui pigiando possiamo cliccare sul pulsante, ma potrei mettere anche una casella di testo dentro un pulsante, cioè io posso combinare tutte le operazioni, essendo che sono disegnati i controlli. Noi possiamo mettere tutto, una cosa dentro l'altra, ovviamente deve avere un senso, però questo ci dà dei grossi vantaggi perché non abbiamo bisogno di personalizzare, di avere un controllo estremamente potente per un'interfaccia complessa, ma ci basta, come dire, comporre i vari elementi in quanto tali. Ok, questo lo ritiro via, quindi qui dentro ho messo un radio button, lui è ovviamente dentro il multi-view, se non mettiamo il clip, lui sta dentro, però ovviamente sborda, ma il controllo genitore non taglia la visualizzazione, a meno che io non gli dica clip children, e a quel punto il radio button non esce. Questo è per far vedere che questo elemento, quando si espande, visualizza il radio button e quando torna al suo punto iniziale. Prendiamo un altro controllo, magari ad esempio un rettangolo comune e lo mettiamo nel centro dell'applicazione. Per fargli occupare tutto lo spazio disponibile possiamo allinearlo al client, ma metterlo dopo come ordine. Vediamo se riusciamo a spostarlo. Ok. In realtà questo viene dopo, invece deve essere il primo teoricamente. Ah no, sorry, ho messo tutto dentro. Allora, questo deve finire nel form e c'è già, ok. La toolbar nel form, ok. Non c'è la finestra che permette di tab order di cambiare l'ordine di visualizzazione. Niente, adesso lo sistemerò. E quindi allineiamo il nostro. In realtà poi non mi serve perché verrà pilotato dal multi-view. Quindi abbiamo la toolbar, il pulsante, il multi-view con dentro qualcosa e un controllo che ipoteticamente conterrà l'interfaccia della nostra applicazione. Per configurare il multi-view, per funzionare, sono necessarie solo due cose: allora, stabilire la modalità di lavoro, ad esempio il drawer è già espanso e quindi è un pannello che si può collassare all'occorrenza, navigation pane. È il classico menu espandibile con le varie opzioni. L'unica cosa che dobbiamo dargli è il master button, ovvero il pulsante che pigiato fa aprire il menu.
ed è il nostro menu qui, il nostro pulsante qui in alto che si chiama button 1, ma noi potremmo chiamarlo ad esempio menu button o navigation button. E questo che è un rettangolo, potremmo chiamarlo, non so, app rectangle o client o page o view rectangle, non so, il rettangolo dove creiamo le varie viste. Per configurare il multiview basta dirgli che il master button è il menu button, cioè quando premo questo voglio che il controllo si apra e il target, come si chiama, target control, cioè il controllo su cui agisce questo menu di questa navigation pane, è il nostro view rectangle, ovvero questo rettangolo qui. Fatte queste due cose, salviamo, l'effetto che otteniamo lanciando l'applicazione è che la nostra applicazione parte. Vedete qui il radio button si vede, ma io posso agire sulla barra finché è collassata. Premo il pulsante, questo si espande, la dimensione configurabile sia quella collassata che quella espansa, e ci ha oscurato un po' il grigio, quest'area qui dove noi avremmo praticamente l'interfaccia. Se io riclicco il pulsante si riapre, quindi vedete che fa sempre questo giochino. Oppure se clicco sul target control si chiude il menu, quindi apro, pigio qui, clicco qui e si richiude. Ovviamente lo possiamo far richiudere anche programmaticamente, possiamo farlo richiudere in tutti i modi che vogliamo. Storno magari visibile. E questo è il nostro menu di navigazione, nel senso che al posto del radio button, se noi mettiamo un qualsiasi altro controllo, che non sia questo radio button, che al momento non ha senso, ma potremmo anche utilizzarlo, nessuno ce lo vieta, facciamo il nostro, praticamente predisponiamo il nostro controllo di navigazione. Quello che ho fatto io nel nostro applicativo è utilizzare, quindi mettere il multiview e usare una list box. La list box che cos'è? È il controllo classico che fa vedere, diciamo, degli elementi. Vediamolo un attimo fuori dal menu e in maniera a sé stante. Io qui posso utilizzare nel modo convenzionale, ovvero fare una lista di righe, andare qui negli item e dire ABC, DF, XYZ, do un ok. Ed ecco che ho la classica, come dire, casella, la casella di controllo non combinata, cioè con degli elementi selezionabili. Chiaramente lo stile della casella, di ciò che seleziono, i colori, la dimensione, il font, tutto quanto è customizzabile e può essere stravolto. Quindi io posso farci quello che voglio. Al momento stiamo utilizzando un tema che è quello incorporato legato alla piattaforma Windows, quindi lo vediamo in questo modo perché questo è lo stile e la piattaforma su cui sta girando. Se girasse su Android o su Mac lo vedremmo con un'altra, ad esempio su Mac lo vedremmo leggermente diverso. Beh, io se lo lancio quello in anteprima, ma lo vedo sempre in formato direi Windows, non cambia lo stile. Però su Mac vedrei dei colori, un font leggermente diverso, cambia appena, si ingrandisce appena il font e cambia un po' lo stile del drawer là in alto, e quindi ci sono degli stili un pochino leggermente diversi. In realtà la list box è molto più potente di così perché possiamo eliminare questi, quindi se ci serve una lista di stringhe semplici possiamo utilizzare questo modo, cioè aggiungere elementi stringa dentro la list box e abbiamo una serie di valori selezionabili come è normale che sia in una list box. Ma in realtà la list box ha anche un item editor, cioè io posso aggiungere anche ad esempio un header, group header, posso aggiungere tanti item, 1, 2, 3 item, posso aggiungere un footer, posso aggiungere una serie di elementi. Vedete che il footer ha uno stile leggermente diverso e grigio. Oppure questo Metropolis UI che non ho idea di. Ah, ok, quello che fa, ci dà un'icona, ci dà il titolo, il sottotitolo e la descrizione lunga. Cioè,
Cioè abbiamo diversi template con cui inserire elementi che non sono una stringa, ma sono la ripetizione in realtà di più di elementi con un aspetto, sempre customizzabile, e poi lo vedremo, con all'interno, qui vedete man mano che li scelgo, i vari elementi li possiamo spostare. Questo è personalizzabile, cioè possiamo registrare anche nell'IDE di Delphi delle classi per andare a definire degli stili aggiuntivi, dei template di stili aggiuntivi in più. Quindi io che cosa sono andato a fare? Adesso elimino tutto. Io in realtà ho aggiunto per le nostre pagine degli elementi normalissimi, quindi list box item. Ogni elemento, quindi di tipo list box item, viene aggiunto alla finestra proprio come controllo figlio. Quindi la mia list box diventa un contenitore di elementi dove ogni elemento è selezionabile e programmabile. E quindi anche in questo caso voglio aggiungere un pulsante al primo elemento. Ok, l'ha fatto in automatico. Scelgo il pulsante, lui me lo va a inserire come figlio dell'list box item 1. Quindi potremmo avere, non so, qui il nome di un'opzione e qui un pulsante per attivarlo. Adesso lui si è posizionato lì, ma noi possiamo metterlo ad esempio a destra. E questo potremmo chiamarlo opzione 1. Opzione 2 magari fa uso di uno switch. E andiamo a prendere lo switch e lo inseriamo all'interno del nostro elemento. E qui lo allineiamo anche lui a destra. Gli elementi sono piccoli, ma possiamo ad esempio dargli una dimensione 20 pixel, 30 pixel, quindi farli grandi quanto vogliamo. Supponiamo di aggiungere anche un po' di margine a ciascuno e un po' di padding, poi possiamo fare la lista verticale, farla orizzontale. In questo caso, oddio, ho combinato un disastro. No, forse una questione. Ho ripristinato quello giusto. Sono andato a fare no problema, perché possiamo comunque, come dire, tornare alla nostra revert to inherited, o comunque andare sui nostri controlli, visualizzare i controlli come testo e vediamo se riusciamo. Ah, perché mi ha impostato un numero di colonne, quindi questo lo togliamo. Probabilmente è questo. Vediamo se torna come prima. Sì, perché nel cambio dell'orientamento, avendo definito il numero di colonne, quando torniamo anche al punto di prima, vengono tutti sotto un'unica colonna e lui più colonne aggiungo più divide lo spazio. E quindi bastava ripristinare il columns, il numero di colonne è 1. Quindi prima è diventato, se mettiamo 3, 8. I nostri controlli ovviamente si dispongono nella maniera consona, quindi lo lasciamo così. Quindi supponiamo di avere questo in una pagina, una videata, e ognuna di queste sia un'opzione che possiamo scegliere. Magari in un caso vogliamo dare due scelte, ecco che mettiamo i due radio button, ovviamente tutti allineati, anche questi in modo corretto, magari con un testo più piccolo. Ed ecco che abbiamo lo switch, radio button, possiamo mettere checkbox, possiamo mettere quello che vogliamo, e abbiamo fatto una pagina di opzioni, quindi la classica pagina di opzioni che vedete su mobile, tipo su iOS. Se la metto su iOS, ecco che vi trovate il classico button col colore tipico, il selettore, lo switch che si sposta. Su Android viene così, con il button fatto così. Su Mac è molto simile a Windows, ma il tasto è bianco, lo switch è bianco, tutto bianco, mentre su Windows viene così. Questo è per dire quanto la list box, cioè un insieme di elementi, ogni elemento può essere complesso quanto vogliamo. In realtà, di nuovo li vado a eliminare solo per far prima, perché ci ho messo dentro. Noi, per creare le nostre pagine nel menu di opzione, cosa ho fatto? Ho aggiunto n elementi. Per default questi testi si allineano a sinistra lasciando spazio per la grafica, per un'icona che al momento non c'è.
ma per aggiungerla noi possiamo, ad esempio, aggiungere un'image list alla nostra finestra. L'image list è un contenitore di immagini, quindi con doppio clic oppure col tasto destro su Editor. Noi possiamo andare a creare delle immagini da utilizzare all'interno della nostra applicazione. Ad esempio, Sources of Images è un selettore dove noi possiamo dire: prendiamo la nostra nuova applicazione, ad esempio l'icona per la home, andiamo a scrivere il nome e abbiamo questo editor che ci consente di selezionare il bitmap da utilizzare. Io, ad esempio, ho messo qui per la nostra live, avevo qualche icona, vediamo se la trovo fuori, per la home. Scala 1, 48x48, questo editor ci consente di selezionare anche potenzialmente diverse icone o la stessa icona per diversi fattori di scala. Ad esempio, se noi abbiamo un'icona uguale a questa ma più grande, possiamo dire che al doppio della scala forniamo l'icona che è 128x128 o magari 512x512. Cioè noi aggiungiamo andiamo a creare un'immagine, ne aggiungiamo in realtà varie versioni, dicendo in base al fattore di scala o alla dimensione qual è quella appropriata da utilizzare. Questa cosa fa sì che nel momento in cui serve un'immagine di una certa dimensione, il nostro software in automatico va a scegliere l'icona con la dimensione o la scala che ci si avvicina di più. Dopodiché, se come dire, va già bene, viene utilizzata così com'è, altrimenti, come dire, viene ridimensionata, ma se noi abbiamo cura di fornire diverse versioni, diverse dimensioni delle nostre bitmap, quindi è un bitmap multi risoluzione, quindi con diverse versioni, il programma sarà sempre il più possibile preciso e, come dire, rifinito, perché andrà, se proprio dovrà farlo, a ridimensionare un'icona il più vicino possibile alle dimensioni che sono quelle corrette. E tutto questo ovviamente avviene in automatico. Io in questo caso metto solo una versione che è la scala 1 a 1 perché userò tra l'altro 48x48 come dimensione, quindi mi va bene questa qui. Non ho ancora aggiunto l'immagine alla lista delle immagini selezionabili, che è quell'area qui sotto, perché questo editor ci consente di caricare delle immagini a piacimento. Quindi, ad esempio, mettiamo non so, la pagina per il testo dentro una casella, quindi chiamiamola text box, vado a prendere la sua icona, poi potremmo fare un'icona per disegnare a mano libera e vado a prendere la sua icona, c'è questa qui, poi c'è il timer, eccetera, eccetera. Questi sono source of images, cioè sono immagini che io posso prendere come input per andare a creare un'immagine. Nel momento in cui io seleziono una di queste, potrei, come dire, selezionarle una per il primo piano e andare a prenderne un'altra per fare un overlay. Cioè, l'editor mi consente di fare diverse cose. Qui, banalmente, adesso io non voglio complicare troppo la cosa, seleziono una di queste e la vado ad aggiungere alla nostra list of images. Ma volendo potreste combinarle tutte, cioè più di una in una unica. Ad esempio qui andare ad aggiungere, selezionare questa immagine, quindi aggiungere, scusate, ho preso quella sbagliata, andare dentro questa immagine, aggiungere la text box, cioè combinarle in vari fattori. Adesso io non mi ricordo come si utilizza questo editor perché onestamente non text box, ok, adesso non si vede molto bene perché draw, prendo queste due, vedete che qui sotto il risultato è un'icona che è una combinazione tra le due. Cioè questo cosa vuol dire? Che in base alla dimensione dell'icona da mostrare, questa è l'immagine che andrò a selezionare, ma potrebbe essere composta da bitmap che vengono scelti appositamente, sovrapposti per creare un'immagine più complessa. Quindi
Quindi questo vuol dire che se ad esempio avete un'icona per il documento, avete le varianti con un più, un meno e non so, la matitina per l'editing, potete importare alla fine quattro icone, quelle col più, il meno e la matitina e quella del documento. Se dovete rifare altre tre icone di inserimento, modifica e cancellazione per un altro elemento, le tre iconcine per fare l'overlay con il più, il meno, eccetera, non dovete tornare a reimportare, quelle le potete tenere e conservare. Potete comporre le immagini selezionando immagini bitmap che avete già importato. Questo è un po' il concetto. Comunque, facciamo le cose semplici. Allora, qui siamo l'elemento 0. Allora, ne manca uno che è l'exit. Ok, comunque tanto. Non è che dobbiamo andare necessariamente a aggiungerle tutte, ma più o meno è quello che abbiamo fatto. Quindi qui potete riordinarle a piacere, potete aggiungerle a piacere a un'immagine e stabilire cosa sta sopra, cosa sta sotto, dare la dimensione che volete, potete fare quello che volete. Io qui banalmente ne scelgo una e ci creo un'immagine, poi ne prendo un'altra e ne vado a creare. Come dire, un'altra ancora, exit, cioè mi creo delle immagini con quelle che già ci sono, in modo da avere immagini diverse. Non mi interessa combinarle, ma nel caso mi interessasse, 48 per 48, quindi facciamo ok e abbiamo aggiunto le nostre icone. Quindi mi metto qui nella mia list box. Gli dico che le sue immagini, non so se c'è anche un nel quick edit control, di solito c'è una selezione automatica, non c'è. Vado a dirgli che quelle sono le mie immagini e potrei dire ad esempio che l'elemento 1, qui vado a scegliere l'immagine da sociali, vedete che le immagini vengono mostrate e vengono inserite di fianco ai nostri elementi. Qui vado a mettere questo qui. Gli elementi magari sono un po' piccolini perché l'item index, item 8 è 30, potremmo mettere 48 o anche 50, così abbiamo spazio sia per il margine sia per le icone. Le icone sono, diciamo, proporzionali al testo che c'è dentro, ma di nuovo anche qui potremmo come stile utilizzare, ecco, qui andiamo a scegliere uno stile che io chiamo, adesso qui non si espande perché è un po' piccolo il list item bottom detail, e vedete che diventano già più grandi. Questo è uno stile incorporato che crea un list box item, quindi è lo stile per gli elementi della list box col bottom detail, cioè con un dettaglio sotto. Ogni elemento della list box ha dei dati associabili che sono il testo, una descrizione e anche un accessorio. Questo per default, poi cambiando lo stile, andando a customizzare, posso scegliere di mettere questi elementi in una posizione diversa, cioè questo elenco di stili che mi sta a indicare come viene mostrato, vedete che ce ne sono diversi, uno per i gruppi, uno per no detail, e quindi diventa il no detail, praticamente esclude la riga sotto e rimane solo il testo. Avete vari stili per le esigenze più comuni, ma potete customizzarli creandone di nuovi ex novo, oppure partendo da uno di questi e andandolo a, come dire, a personalizzare. Qui c'è lo spazio per il bottom detail, ovvero ciascuno di questi elementi ha questa proprietà item data col text, quindi qui potremmo scrivere home page, nel detail mettiamo pagina iniziale e vedete che compare la descrizione. Qui mettiamo esci, chiudi la finestra principale ed esci, può essere lunga quanto volete. Disegna sullo schermo a mano libera. Quindi ecco che questa list box diventa un po' un selettore
di quelle che sono le nostre azioni. Ovviamente questo magari ha più senso che stia qui in mezzo, magari potremmo aggiungere un elemento che faccia da separatore, possiamo customizzarlo quanto vogliamo. Ecco, la cosa carina è che questa list box noi la andiamo a ficcare dentro il nostro multiview. Quindi è finita lì dentro, dove sarà? Non la vediamo perché probabilmente dovremmo espandere il nostro controllo. Probabilmente si trova in una posizione che è fuori 160. Questo ha il clip children a true. Quindi se spengo il clip children, l'avevo attivato prima, quindi non la vedevamo perché avevo detto al multiview di nascondere tutto ciò che è di fare il clip di tutti i figli. Quindi tutti i figli, quando escono dall'area occupata dal controllo, non vengono mostrati. Invece, spegnendo questa, la nostra list box è sempre parte del multiview, però viene comunque mostrata. Quindi io quello che vado a fare è prendere questa list box e dirgli di allinearsi. A questo punto direi facciamo al client. Proviamo. Al client cosa vuol dire? Che si allinea occupando tutta l'area disponibile del controllo genitore, che è il multiview. Quindi cosa succede? Che la list box sì, è questa qui che vediamo, è quella che è selezionata, occupa esattamente lo stesso spazio che occupa il multiview. Questo consente di vedere solo l'icona e non di vedere la scritta. Quindi questo cosa vuol dire? Che non possiamo usare la scritta. In realtà la possiamo usare perché quando premiamo il pulsante il multiview si espande. E quindi espandendosi rende a questo punto visibile il, come dire, il testo dei nostri elementi. Quindi direi che clip children, vabbè, true o false, possiamo fare quello che vogliamo, tanto il list box a questo punto non esce più dal selciato, ma rimane ad occupare tutta l'area del multiview che invece è agganciato al bordo sinistro, per default. Quello non è configurabile se non tramite le opzioni di questo elemento. Quindi l'effetto che otteniamo qual è? Che lanciamo la nostra applicazione e adesso la nostra main form, come dire, ci fa vedere la toolbar, ci fa vedere il tasto, gli elementi quali possiamo selezionare. Quindi cliccando potremmo andare a cambiare ciò che viene mostrato qui dentro. Al momento questo non c'è, ma ripeto, stiamo facendo un'applicazione da zero per dimostrare come sono stati usati i controlli che vediamo in azione all'interno della nostra applicazione. Se espandiamo, ecco che compare il testo, in questo caso non clippato, ma cioè, ovviamente si espande. Tra l'altro non si espande in maniera netta, ma vedete, non so se sullo streaming si vede, ma ha sempre un'animazione e quindi ci fa vedere, cioè se non sappiamo cosa vogliono dire le varie icone, possiamo espandere e selezionare. Clicchiamo di nuovo sul pulsante oppure clicchiamo sull'area vuota ed ecco che praticamente è fatto il nostro menu di navigazione con quanto codice? Zero codice, nella maniera più assoluta, quindi proprio non è low code, ma è proprio zero code. Quindi oggi la parola che va di moda, la parola low code, noi siamo a zero code, quindi ancora meno. Non che il codice sia stato scritto, ma il codice se ne è occupato al momento l'IDE. Però qui questo non è Visual Basic 6, cioè l'IDE scrive il codice per noi, ma noi possiamo andarlo a visualizzare e andare a cambiare tutto quello che a livello di programma vogliamo personalizzare. Quindi quello che noi abbiamo fatto sostanzialmente è mettere giù controlli e componenti. Quindi qui vediamo che quello che noi abbiamo fatto in realtà è creare una finestra vuota partendo dalla form di base. Quindi la nostra finestra è una classe che eredita da questo tform che è una finestra vuota. Abbiamo fatto il nostro tform1, che è un nome poco significativo, diamogli un nome più furbino,
ad esempio name lo chiamiamo main form perché è la finestra principale, nella caption scriviamo Fire Monkey Multiview Demo, così e voilà. Non abbiamo dato dei nomi significativi a parte al menu button e a queste nostre componenti, ma quello lo dovremmo preferibilmente fare. Quindi andiamo a vedere il nostro codice, vedete che il nostro codice è stato aggiornato, adesso non è più T-form1 ma un main form. Con tre elementi, cioè di fatto noi abbiamo ereditato un form vuoto creando un form che si chiama inform a cui sono stati aggiunti questi componenti e che sono stati configurati in un certo modo. La configurazione dei componenti non viene espressa tramite codice, ma viene scritta in un file a parte che è importato con questa direttiva, che questo serve per includerlo nelle risorse del progetto. Ovvero è un file esterno che viene incorporato come risorsa nell'eseguibile. Quando noi andiamo a creare questa finestra, o meglio, Delphi crea questa finestra, il programma parte, all'avvio dell'applicazione, va a leggersi il contenuto di questo file FMX. Che cosa c'è scritto? Torniamo alla finestra, andiamo a questo view as text, c'è scritto praticamente che il nostro main form di tipo tmainform va configurato con left top a sinistra, che l'altezza e la larghezza sono queste, che la caption, ovvero il titolo, è questo qui, che dentro c'è un rettangolo che va allineato in questo modo con questi margini, c'è la toolbar, dentro c'è un button che ha un certo testo, la multi-view va in modalità navigation pane, non deve far vedere i figli quando sbordano. Dentro c'è una list box con elemento 1 e elemento 2 e qui ci sono i nomi che abbiamo messo con i testi, home page, pagina iniziale e lo stile. E poi c'è l'image list con i dati del PNG delle immagini che noi abbiamo importato con tutte le loro informazioni, quindi altezza della bitmap, poi ci sono tutte le varie bitmap. Quindi questo è un contenuto che viene streammato in un certo senso, ovvero la finestra quando viene creata a livello di codice non ha nulla da importare o da fare, ma c'è una load che si va a leggere da questo file tutti questi valori e li va a impostare sulla finestra in modo che nel momento in cui il programma parte la vediamo esattamente come la vediamo, come l'abbiamo vista prima. Quindi lanciamo, fa legge, e parte e noi carica tutto e poi il resto è codice che governa la pagina e che funziona essenzialmente perché c'è qualcuno che l'ha già scritto, ovvero chi ha fatto la libreria FireMonkey e questi componenti. Quindi noi ovviamente possiamo sempre estenderli con componenti nostri che possono o ereditare da quelli già fatti e quindi ereditare da una base molto solida. Oppure crearli da zero e disegnare da zero interfacciandoci con le funzioni della libreria di basso livello, ma neanche tanto perché comunque abbiamo un canvas, abbiamo la possibilità di tracciare rettangoli, gradienti, di fare un po' tutto quello che vogliamo. E quindi questo è grosso modo l'architettura dell'applicazione che vedevamo prima. Quindi tornando ad aprirla, faccio un reopen. Questo menu di navigazione è esattamente quello che stavamo vedendo prima. Questa è la toolbar che abbiamo appena visto. Nella toolbar, oltre al nostro menu button, io ho aggiunto anche una label per il titolo, lo switch allineato per attivare e spegnere la finestra, il titolo del canale, il login, così. Quindi qui dentro poi ho fatto esattamente lo stesso procedimento che abbiamo visto prima, ovvero ho messo il multiview, ho messo la list box, ho messo dentro gli elementi, a ognuno ho segnato il titolo e la descrizione e le immagini non sono qui dentro, ma si trovano in un modulo a parte, ovvero in un data module. Data module in Delphi sono dei file che sembrano delle finestre, ma in realtà non sono visibili, ma sono dei canovacci
sono fogli bianchi dove praticamente noi possiamo mettere tutti i componenti che vogliamo. Qual è il vantaggio di metterlo in un data module? È che questi elementi sono, uso una parola che può spaventare, globali, diciamo per meglio dire shared, ovvero sono visibili da tutto il progetto. Quindi questo contenitore viene creato all'avvio dell'applicazione, mi mette dentro me sulla lista delle immagini, qui dentro è esattamente una situazione come quella che vedevamo prima con le varie immagini di esci, home. Fatto uguale, però è raggiungibile da qualsiasi finestra, da qualsiasi altro modulo del mio progetto. Ovvero, io nel momento in cui l'ho aggiunto al progetto, qui nella mia list box che ho creato, è allineato al client, quando vado a scegliere images, vedo il componente che sta dentro questo data module, cioè quel modulo. E quel componente sono visibili in tutto il progetto, ovviamente aggiungendo un riferimento a quel modulo, ma è l'unica cosa che dobbiamo fare. Quindi, se qualcosa va riutilizzato in più parti delle applicazioni, abbiamo il modo di metterlo in questi fogli bianchi e di condividerlo senza praticamente fare, come dire, senza duplicare le risorse e assegnandole in modo del tutto visuale. Tutto visuale cosa vuol dire? Che se io ad esempio prendo la nostra pagina che configura il titolo che vedevamo prima, i testi che vedevamo prima, dentro ci metto ad esempio glyph. Il glyph è un quadratino dove io posso andare a visualizzare un'immagine, ok? Normalmente si parla di immagini piccole, ma io potrei metterci tutto quello che voglio. Qui vedete che c'è questo images e image index, c'è anche la possibilità di chiamare le immagini per nome, quindi io se voglio riutilizzare quel contenitore di immagini che stava nel modulo che ho chiamato resource module, quindi questo file bianco con dentro la mia lista di immagini condivisa, non la vado a replicare in tutte le finestre, ma la metto qui. Ovunque ho bisogno di utilizzarla, è sufficiente che io dica usiamo la unit module resources, la unit che contiene il modulo con dentro le risorse condivise e la aggiungiamo come riferimento alla nostra finestra. Una volta che l'ho aggiunto, vado qui e posso collegare il componente che contiene le immagini, che diventa quindi visibile, e una volta che l'ho scelto, metto qui la mia. Scelgo l'immagine tipo la home e la vedo tranquillamente. Quindi è sempre tutto il più possibile visuale il lavoro con questo ambiente e quindi fare delle applicazioni diventa un gioco da ragazzi perché alcune feature le riusciamo a ottenere veramente con pochissimo sforzo e semplicemente collegando dei fili piuttosto che andare a scrivere il codice, ma ovviamente il codice è necessario, lo dobbiamo scrivere e non possiamo fare tutto a meno che ciò che non andiamo a creare non abbiamo modo di fattorizzarlo e riutilizzarlo su altri progetti, quindi racchiuderlo in componenti, allora in quel caso potremmo renderlo visuale, quindi continuare con questo approccio. Altrimenti bisogna che iniziamo a scrivere il codice ovviamente applicativo, non c'è pezza da quel punto di vista. Quindi, che andiamo a fare? Andiamo qui, tolgo questa immagine che non mi serve. Come è stato fatto il resto dell'applicazione? In questo caso, probabilmente finiremo di vederlo la prossima volta, magari se andiamo eccessivamente lunghi. Così avrò magari anche il tempo di aggiungere qualche overlay in più. Che facciamo? Qui abbiamo un componente che si chiama stand, questo è un componente di terze parti. Uscite le tastiere e non lamentatevi, giusto? Ah oh no, per il codice comunque c'è, il codice è stato scritto, quindi non viene tutto gratuitamente, quindi però come dire, il fatto di
gestire il più possibile fin dove si può le cose a livello visuale, anche un aiuto, cioè rende anche la programmazione divertente da questo punto di vista e fare, come dire, applicazioni, anche perché l'effetto si vede anche a design time, cioè non ho bisogno di lanciare. Io qui non ho ad esempio una feature che molti invocano tipo un hot reload, perché l'hot reload è proprio delle applicazioni che non sono native. Invece io qui produco un exe per Windows, cioè l'exe o per Mac o per Android o per iOS, ma è un exe, non è un browser racchiuso in un eseguibile che espone delle funzionalità a un sito web lanciato con Node, ma è il programma, come dire, nudo e crudo, quindi è molto comodo, sì, cioè è molto comodo, però quello che mi preme sottolineare è che non bisogna avere il dubbio, come accadeva i primi IDE che sono usciti, cioè che l'ambiente ci precluda da un certo punto di vista l'accesso a delle funzionalità avanzate, perché dove c'è grafica non possiamo scrivere il codice. Noi qui possiamo partire da un livello estremamente alto e arrivare a un livello estremamente basso. Cioè, ad esempio, se io volessi gestire in una, vabbè, questa è un'applicazione cross platform, quindi non sarebbe indicato, ma un messaggio di Windows, potrei creare una procedure e usare una direttiva che si chiama ad esempio message vm mouse move, che è una delle costanti che abbiamo in Windows, e qui aggiungere un tmessage, la variabile, cioè io qui vado a definire praticamente un metodo che mi gestisce in automatico l'arrivo sulla coda dell'applicazione, che poi viene indirizzato alla finestra, di un messaggio Windows che mi segnala che ho spostato il mouse. Cioè quello che una volta veniva ottenuto con quello che si chiamava subclassing, qui non è necessario. Cioè questo è il subclassing, ovvero decido a un certo punto di saltare, di arrivare, come dire, sul metallo, come si dice, proprio sulla piattaforma sottostante, e in quel caso lo posso sempre fare. Ma addirittura, se andiamo a vedere gran parte del codice di questa applicazione, ad esempio, qui abbiamo il sorgente, quindi nel momento in cui la form viene inizializzata, adesso non saprei di preciso dove guardare, ma per capire, adesso provo a cercare delle costanti. Qui non le trovo, stranamente. Però abbiamo if def ms windows, if def. Andiamo a cercare degli if def, magari. Win32, vari componenti. Troviamo delle parti dove form family change, dove ci sono comunque dell'accesso a delle API di Windows in questo caso, ma in altri casi con dei servizi legati al compilatore di Next Generation. Qui non ne vedo molti, probabilmente saranno, proviamo ad esempio nel multiview se c'è qualcosa. Qui addirittura non ce n'è neanche una, quindi è proprio un componente purissimo. In giro si trovano degli Android, però cioè, si va comunque sempre, logica screen size, a chiamare delle API, delle eccezioni, usando. È stata molto rifattorizzata, e questo mi piace, questa libreria che usa sempre meno if def, ma questi vengono limitati a delle aree specifiche, e tutte le informazioni vengono fornite con dei servizi, in modo che scrivere del codice diventa, cioè per le varie piattaforme è adattabile, diventa abbastanza. Ah, ok, ecco, vedi che sono stati. Qui c'è informazioni sui device a seconda della piattaforma in cui ci troviamo. Praticamente viene importata una unit con dentro il codice, quindi qui è dove probabilmente troviamo le API vere e proprie. Non ce n'è, non c'è più codice specifico per la piattaforma, incredibile, tanto meglio.
Qui se aggiungiamo ad esempio come platform Android abbiamo la possibilità di, ad esempio abbiamo, qui ci sono le librerie dell'SDK, ma abbiamo la possibilità di fare un add e andare ad aggiungere dei file jar. Esiste anche un tool che consente, quindi cioè, se vogliamo chiamare un'API specifica per Android quando ci troviamo su Android, noi abbiamo la possibilità di importare tutte le API che ci pare, cioè possiamo fare un if def e importare magari quelle di iOS, cioè nulla rende questi programmi diversi da quelli che ad esempio andiamo a generare con Xcode, tant'è che si appoggia poi a Xcode per la generazione ad esempio sulle piattaforme Apple, perché serve il Mac per forza e questa è una limitazione. Questo per dire che l'ambiente in nessun caso, pur essendo RAD come viene definito, cioè per sviluppo rapido e visuale, ci impedisce di scendere a livelli più bassi, quindi abbiamo la possibilità di andare dove vogliamo in questo caso. Dunque, che dire, analizzare un po' il codice, vediamo. Sono già 2 ore di streaming, magari diventa un po' lunga. Potremmo eventualmente approfondire meglio l'architettura dell'applicazione la prossima volta. Quindi tutto è bello, tutto è visuale, però, come dire, un pochino di codice è stato scritto e ovviamente non possiamo vivere senza scrivere nemmeno una riga di codice, perché vorrebbe dire che abbiamo una libreria talmente general purpose che principalmente il codice che fa parte di questa main view è quello che serve per alternare le pagine, perché poi ogni vista va, come dire, a configurare la propria interfaccia, quindi col testo scorrevole, e ad aggiungerla a quello che è lo schermo verde, che è un form che io ho fatto qui con il fondale verde. Che praticamente non ha quasi alcun tipo di codice se non un pezzettino che serve per crearla quando serve, che è un'implementazione di un singleton e poco altro. E in compenso in giro ho varie pagine per configurare i miei tipi di overlay e suddivisi, quindi ho tanti frame per configurare le varie funzionalità, e i frame sono di fatto una finestra senza bordi, ovvero è una finestra fatta apposta per racchiudere degli elementi di interfaccia grafica che però non corrispondono a un form, cioè a una finestra vera e propria, ma a un riquadro di interfaccia grafica che io posso replicare e inserire dove voglio, sia direttamente a design, sia creandole a runtime. Quindi, ad esempio, le varie pagine che si avvicendano nella finestra principale, tipo questa, sono le cosiddette views, questa è la home, quindi questa non è una finestra, ma è un frame, è un riquadro con solo questa parte di interfaccia. La parte che configura il testo che vedevamo scorrere sotto è questa qui, con questi testi, e poi al momento non ce ne sono altre. E queste sono le pagine che si avvicendano per configurare i vari elementi. Abbiamo invece n finestre, n quindi altrettanti riquadri per i widget. Ad esempio, qui c'è il mio widget che fa praticamente il riquadrino che compare sotto col mio nome e il testo, che è definito, diciamo, in maniera a sé stante, perché ogni widget, ogni cosa che noi vogliamo mettere in sovraimpressione, è implementata a parte per tenere il codice il più modulare possibile. Questo per fare che cosa? Per riuscire a comporre le varie interfacce, quindi non è tutto implementato. Da un lato abbiamo la finestra principale che vedevamo prima, abbiamo tante classi quante sono le cose che voglio vedere qui dentro, che vanno a configurare tanti pezzettini di interfaccia che alla fine vengono riassemblati all'interno della nostra finestra croma, che serve per andare ovviamente a sovrimpressione, quella che viene di fatto catturata dal nostro OBS Studio, che la manda in sovrimpressione. Quindi questa è la suddivisione, per approfondimenti, diciamo, su come è stato fatto il codice, come è stato strutturato.
anche se il codice non è proprio tantissimo, ma è abbastanza, direi, ben organizzato. Però magari c'è bisogno di aggiungere qualche feature ed eventualmente ci penserò su per la prossima live. Qui è stato usato questo componente stand, che è un componente che serve per creare una continuità grafica nelle varie pagine che si avvicendano, e l'andiamo eventualmente a vedere la prossima volta assieme al resto del codice che è stato scritto per implementare la nostra soluzione per overlay custom. Quindi vediamo se funziona. Perché mi parte questo? Ah, perché ho scelto il Mac. Voglio scegliere Windows, quindi vediamo se funziona ancora. Quindi qui ovviamente il click mi cambia tra le varie pagine. Vado qui, clicco sul riquadro, non si chiude, forse perché non prende il focus. Adesso ci sono quelle piccolezze da andare a sistemare. E qui scriviamo, siamo quasi alla fine. Grazie per aver seguito questa live. Tiriamo su il nostro green screen e lo andiamo a mostrare qui dentro. Quindi, vabbè, adesso ovviamente si vede tutta l'interfaccia, si vede, diciamo, si vede il trucco, però se richiamiamo la mitica pagina Welcome e ci riproviamo, il testo compare, ma l'interfaccia ovviamente non si vede più. Adesso magari mi farò venire qualche idea per qualche spunto su qualche widget da implementare per le prossime live, o magari da fare in diretta, se può essere utile, perché così si vede anche un pochino la dinamica di creazione di nuovi widget, quanto è comoda sia configurarli sia andarli ad aggiungere alla mitica finestra, alla nostra finestra verde. E se avete delle idee, ovviamente scrivetemi un messaggio, così poi si vedrà se magari renderlo open source e creargli magari anche per chi ovviamente non ha Delphi, non è interessato di per sé al sorgente, un setup o qualcosa per poterlo usare, magari se qualcuno torna utile al posto del programma che abbiamo visto, l'H2S, come diavolo si chiamava, H2 Graphic. Magari può essere utile metterci altre funzionalità, degli score, potremmo aggiungere della grafica, potremmo, come dire, personalizzarlo in tutte le maniere, fare in modo che gli stili vengano, come dire, magari caricati e salvati, fare delle cose, cioè da questa idea ci si potrebbe lavorare attorno e si potrebbe andare a creare tante di quelle cose interessanti, e quindi potrebbe essere uno spunto interessante per fare anche più di una live e andare a vedere come, essendo come dire, l'obiettivo uno unico, ma un widget per gli shoutout che prende da Twitch l'immagine utente, l'ultima clip. Potrebbe essere interessante. Diciamo che lì la difficoltà maggiore è interfacciarsi con l'API di Twitch, perché visualizzare immagini e testo non è assolutamente un problema, perché avendo Fire Monkey, cioè anche l'animazione che vedete sul testo che avete visto, è un'animazione quella. Cioè, che è del tutto automatica, cioè non c'è da scrivere neanche una riga di codice per farla. Quindi prendere l'utente e l'ultima clip, quindi qualcosa di video interattivo. Forse lì si fa prima col browser source, cioè potrebbe essere interessante, però sì, la dinamica è quella di interfacciarsi con l'API di Twitch, quindi magari si potrebbe aprire un capitolo in questo senso, cioè andare a elaborarsi, a imparare come sfruttarle, perché so che ci sono diversi sorgenti di persone già scritte che l'hanno utilizzato, ad esempio per fare dei bot o cose di questo tipo, perché penso che usi addirittura, non so se è fattibile, chiedevo, sì, no, ma ci mancherebbe, cioè anzi,
tutte le proposte, anche le più pazze, potrebbero essere più, come dire, strane ed esclusive sono, più è facile che non esistano e più è facile che siano sfidanti o comunque dal punto di vista dell'implementazione magari aprono altri capitoli che si possono affrontare e alla fine mettere tutto assieme, cioè alla fine siamo qui per questo, quindi se, cioè se fosse, se uno dicesse è un, non so, un qualcosa per caricare una fattura elettronica e visualizzarla, ecco, potrei dire che noia, perché è una cosa ovviamente che lascia un po', cioè essendo una fattura, cioè ovviamente è un'esigenza che può essere noiosa, ecco, andare a fare qualcosa lì, invece tutto ciò che riguarda multimedia, API o comunque l'utilizzo di servizi o cose di questo tipo invece può diventare ovviamente una cosa interessante, quindi non so neanche io se è fattibile proprio tecnicamente, nel senso se le API sono in grado di restituirlo. È vero che si possono importare anche c'è il browser nelle applicazioni, quindi potremmo visualizzare un browser, ma così diciamo la faremo un po' troppo facile. L'ideale sarebbe streamare il video, comunque avere. Sì, diciamo che qui magari c'è veramente da approfondire, entrare più nel merito delle, come dire, di quelle che sono le dinamiche di funzionamento delle API in sé. Però potrebbe essere già una base di partenza per, come dire, sfruttare qualcosa di simile, un personaggio animato. Perché io poi sono scarso in grafica e su altre discipline che non hanno a che fare con la programmazione, tant'è che il mio avatarino che c'è qua su, non l'ho fatto ovviamente io, l'ha fatto qualcuno che mi ha disegnato e mi ha fatto anche bello cicciottino, quindi mi assomigliò anche. E adesso ci penseremo un po' su, magari. Se ci sono delle idee, ma con realizzazione studi da fare, parcheggiamo un attimo la questione e poi dopo la riprendiamo magari in un secondo momento, una volta approfondite le cose. Quindi ci si può guardare, diciamo che ci sono campi su cui si può spaziare anche parecchio, quindi ok. Niente, direi per il momento ci fermiamo qui e quindi per chi poi è curioso di vedere l'interna del programma, dedichiamo un'altra live ed eventualmente ne approfitterò per metterci anche qualcosina di più, così abbiamo più cose da vedere, magari un'architettura un attimo un po' più rifinita di quanto non lo è al momento, perché comunque, ripeto, è un'applicazione fatta in un paio d'ore, quindi insomma non ha portato via molto tempo, ma vedete che cioè anche nel demo che ho fatto, assemblare almeno la mainframe è un gioco da ragazzi, il più è sperimentare un po' sul funzionamento di quelle chroma key e del resto, quindi la difficoltà stava appunto nel mettere un po' assieme le cose, ma adesso vedremo di trasformare in un'applicazione quelle con i controfiocchi, magari con customizzazione del colore, così se viene fuori un bel progetto potremmo anche distribuirlo come alternativa al classico graphics o come si chiama, perché mi scordo sempre il nome, che invece di essere un'applicazione web è un'applicazione comunque nativa, tiene meno memoria ed è, come dire, più ok. Direi che ci manca, direi che potremmo, guardavo c'erano i sound alert, volevo richiamare sound alert di Steve Ballmer, developers, vediamo se funziona ancora, developers, 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 questo ci sta sempre. developers, developers, developers. Developers, 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 Ok, developers, 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 ci vorrebbe anche il video, quindi Yes. so che molti usano Lion Board, ma onestamente mi sta un po' antipatica. Lion Board,
Adesso me la vado a vedere giusto. Lion Board Stream Deck Animator Free. Che magari può essere utile anche a me. Un plugin per. Cavolo, dentro c'è di tutto e di più. Questa è veramente completa, c'è dentro una quantità di roba. Ah, un sacco di. Questo può proprio suoni, i meme, c'è dentro qualsiasi cosa. Quindi. Sì, infatti, un'altra cosa che mi sarebbe piaciuto, come dire, approfondire è anche la questione dei suoni. C'è una libreria che si chiama Bass Library, che è come dire cross language, non cross platform, perché si usa anche su C++, eccetera, anche con dei feature wrapper, che può lanciare diversi suoni anche assieme a diversi canali, quindi riesce a sfruttare, mi sembra una parte di, non so se usa Direct Sound oppure implementata proprio direttamente dentro la libreria. E fare anche ad esempio un controllo di questo tipo che funzioni. Diciamo che questo Lion Board mi sembra comunque un plugin per OBS, quindi a meno che questo non sia Computing Free, can control OBS, can be connected to Twitch. No, sembra che faccia un po' tutto. Sì, diciamo che è un pannello, più un pannello di controllo, diciamo. Può essere utile come. È un po' come lo Stream Deck fisico, però fatto software che interagisce un po' con tutto. Quindi più che. Non so se poi materialmente fa anche gli effetti. Probabilmente c'è sia la parte di controllo e di lancio, c'è sia la parte di sovraimpressione con. Gli si può dare un occhio. Ha un sacco di estensioni, quindi è un'estensione con estensioni a sua volta con Discord Lite. Beh, intanto può essere interessante, poi magari nell'approfondirla potrebbero venire delle idee su cose da implementare nella nostra applicazione. Vediamo, diciamo che è un po' tutto da studiare, però grazie per la segnalazione perché ci butterò senz'altro un occhio, magari c'è anche qualcosa che può essere interessante per me, quindi da usare proprio spicciola al netto del fatto di farsi le cose fatte in casa, perché questo è proprio per pura accademia, quindi c'è una cosa utile la si utilizza, però non ho ovviamente il tempo di rifare un software di questo tipo perché diventerebbe veramente un sacco oneroso, ma non si sa mai, quindi ok, direi che sono quasi mezzanotte, quindi prima di mezzanotte, prima che la carrozza ritorni una zucca, ringrazio chi si è collegato, chi è ancora collegato, chi si è collegato durante la live e tenuto compagnia nonostante le vacanze e il mare. Direi che riprenderemo sicuramente il discorso comunque in un'altra live per altre funzionalità e per approfondirle, adesso non so se direttamente la prossima o magari vediamo un attimo. E ringrazio tutti di nuovo e direi ci rivediamo alla prossima puntata, buonanotte e buone vacanze per chi è in vacanza. Ciao, ciao a tutti.